L'11 novembre scorso è stato assassinato a Deir ez-Zor in Siria il sacerdote Yosef Anna Petoyan insieme a suo padre Anna Petoyan. Secondo Don Riccardo Pane, esperto di cultura armena, l'agguato si profila come un vero e proprio attacco in odio alla fede cristiana. Il sacerdote cattolico di rito armeno si stava recando a verificare i lavori di ripristino della chiesa devastata da Daesh e che era stata costruita per commemorare gli armeni morti nel genocidio del 1915, proprio nel luogo dove morirono di stenti gli ultimi sopravvissuti di quella strage. Nonostante gli sconvolgimenti del genocidio, la presenza armena nell'attuale Siria settentrionale fino ai confini con l'Iraq e a oriente della Turchia risale ai primi secoli dell'era cristiana. Tramite il settimanale diocesano Bologna 7, il cardinale Zuppi ha inviato un messaggio di cordoglio a sua beatitudine Krikor Bedros XX Gabroyan, patriarca della Chiesa armeno-cattolica. In un'epoca in cui l'Oriente cristiano e le terre africane conoscono una persecuzione di inaudita violenza, scrive il cardinale Zuppi, e di proporzioni non inferiori a quelle dei primordi del cristianesimo, il popolo armeno continua a fecondare i terreni spirituali della Chiesa con il sangue sparso dai propri figli. Il popolo armeno, scrive il cardinale, ha perseverato nella testimonianza cristiana attraverso la catena ininterrotta e cruenta del martirio e ancora oggi, in un'epoca in cui l'Oriente cristiano e le terre africane conoscono una persecuzione di inaudita violenza, di proporzioni non inferiori a quelle dei primordi del cristianesimo, il popolo armeno continua a fecondare i terreni spirituali della Chiesa con il sangue sparso dai propri figli.